Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi facciamo un dolce giapponese diffuso negli ultimi anni in Italia. Vi presento come preparare mochi alle fragole. Mochi è un dolce a base di farina di riso glutinoso. In Occidente è stato presentato col nome mochi. In Giappone il nome comune del dolce è daifuku. Significa grande fortuna. Già col suo nome possiamo immaginare qualcosa di buon auspicio. Oggi vorrei abbinare mochi con delle fragole, una frutta che mi fa sentire arrivo della primavera. I mochi alle fragole sono nati in Giappone negli anni 80. Ero un bambino negli anni 80 e per me mochi alle fragole era una cosa sensazionale, perché ha capovolto la mia idea fissa e stereotipo di mochi. Infatti oggi è diventato un dolce comune e popolare. Durante questo periodo di primavera troviamo delle belle fragole al mercato e supermercato. Oggi ho trovato queste fragole biologiche, piccole e carine. Ho scelto apposta le fragole piccole per i mochi, che risultano i mochi tondi e carini. Per fare mochi usiamo questa farina di riso glutinoso, detto glutinoso ma non c'entra niente con glutine. Farina di riso è sempre un alimento senza glutine. Esistono delle diverse marche di farina di riso. Io uso questa farina con la confezione verde. Questa farina troverete facilmente nei negozi di alimentari asiatici. Oggi facciamo due gusti diversi. Uno, mochi bianco e semplice, con le fragole ricoperte di ganache di cioccolato fondente. Un altro, mochi al tè matcha, con le fragole ricoperte di formaggio spalmabile. Esistono tantissime ricette di mochi su social, anche su YouTube. Mochi preparato con microonde. Ma oggi faccio il mochi con questa pentola in teflon. Scegliete voi il metodo che preferite. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Scegliete delle fragole piccole. Togliamo il calice delle fragole. Asciughiamo il liquido intorno alle fragole con la carta. Ora prepariamo ganache di cioccolato fondente. Riscaldiamo la panna, ma non fatelo bollire. Quando ancora calda la panna, aggiungiamo il cioccolato e facciamo ganache. Preparate una ciotola coperta con la pellicola. Poi mettiamo un cucchiaino di ganache. Appoggiamo una fragola sul ganache. Copriamo la fragola con ganache. Chiudiamo a caramella la pellicola. Facciamo raffreddare in frigo per 30 minuti. Ripetiamo ancora. Mettiamo un cucchiaino di ganache.
appoggiamo una fragola sul ganache. Copriamo la fragola con ganache. Chiudiamo a caramella la pellicola. Facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Quando ganache è solido, infariniamo col cacao amaro. Ora prepariamo mochi. Aggiungiamo l'acqua poco alla volta. Mescoliamo bene. Io aggiungo ancora acqua. La densità dell'impasto sarebbe ideale così. Ora cuociamo sul fuoco. Mettiamo su fuoco basso. Cuociamo l'impasto mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Dopo qualche minuto la farina di riso comincia a cuocersi. Ora un attimo togliamo dal fuoco e mescoliamo bene per amalgamare i grumi. Poi rimettiamo sul fuoco. Togliendo occasionalmente dal fuoco e mescoliamo bene. A questo punto ci aggiungiamo l'olio. L'olio serve per far staccare facilmente dalla pentola. Impastiamo dentro la pentola con una spatola di silicone. Quando il colore di mochi diventa quasi bianco trasparente, il nostro mochi è cotto. Fate una spolverata di fecola di patate sul vassoio e mettiamo mochi appena fatto e caldo. Stendiamo ed appiattiamo il mochi con le mani. Aspettiamo finché non diventa tiepido il mochi. Dividiamo a 6 pezzi. Prendo un pezzo di mochi. Tirando con le mani, allarghiamo il mochi. Se ti appiccica alle mani, infarinate con la fecola di patate. Poi mettiamo ganache e fragola sul mochi, avvolgiamo con le mani e chiudiamo bene. Infine infariniamo mochi con la fecola. Aggiustiamo la forma di mochi. Mettiamo la chiusura sotto. Facciamo un altro. Prendo un pezzo di mochi, tirando con le mani allarghiamo il mochi. Mettiamo ganache e fragola sul mochi, avvolgiamo con le mani e chiudiamo bene.
Infine infariniamo con la fecola ed aggiustiamo la forma di mochi. Mettiamo la chiusura sotto. Ora prepariamo la crema di formaggio. Mescoliamo bene il formaggio spalmabile e lo zucchero. Mettiamo un cucchiaino di crema di formaggio sulla pellicola. Appoggiamo una fragola in centro. Con l'aiuto di pellicola avvolgiamo la fragola con la crema di formaggio. Chiudiamo a caramella la pellicola. Lasciamo riposare in frigo per 30 minuti. Facciamo un altro. Mettiamo un cucchiaino di crema di formaggio sulla pellicola. Appoggiamo una fragola in centro. Con l'aiuto di pellicola avvolgiamo la fragola con la crema di formaggio. Chiudiamo a caramella e facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Ora prepariamo il mochi al tè matcha. Vedete, quando li mochi al tè matcha si cuoce, il colore diventa verde scuro. Stendiamo all'arco, aspettiamo finché non diventa tiepido il mochi. Prendo un pezzo di mochi, tirando con le mani allarghiamo i mochi. Mettiamo una fragola con formaggio sul mochi ed avvolgiamo e chiudiamo con le mani. Aggiustiamo la forma rotonda con le mani. Mettiamo chiusura sotto. Facciamo un altro. Mettiamo una fragola con formaggio sul mochi ed avvolgiamo e chiudiamo con le mani. Aggiustiamo la forma rotonda con le mani, mettiamo la chiusura sotto. できた! Ora assaggio! いただきます! La cremosità del formaggio spalmabile e la freschezza della fragola si sposano bene. E ganache di cioccolato fondente avvolto con mochi si scioglie in bocca. Tagliate a metà per servire, così vedete dentro. Che bello da vedere!
il classico mochi, dentro c'è anko, la marmellata di fagioli azuki. Se avete anko già pronto a casa, oppure lo preparate apposta per mochi, provate ad assaggiare il gusto autentico. Allego il link della mia ricetta di anko qui alto destro. Esistono tante varianti di mochi, con gelato, alla crema, alla frutta. Troverete tantissime ricette su internet. Provate la ricetta che preferite e scoprite il vostro mochi preferito. Provate la mia ricetta di mochi alle fragole. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Mattane!